andrà in onda questa sera su Rai 1, Io una giudice popolare al maxi processo, il docufilm che ricostruisce un episodio del processo penale celebrato a Palermo contro Cosa Nostra. Fra gli interpreti principali, Pierluigi Corallo, attore tranese che interpreta Pietro Grasso, ex presidente del Senato che in quel processo fu giudice a latere. Beh, prima di tutto va detto che è stata la quarta volta che mi avvicino a questa tematica, perché per due volte in teatro avevo interpretato prima Borsellino, poi uno degli stragisti in uno spettacolo teatrale che si chiama 92, scritto da Claudio Fava. Eravamo venuti anche addirittura a Trani in tournée. Poi ho interpretato anche Agostino Catalano, che era il capo della scorta di Borsellino, che è una tematica a cui sono molto legato, molto affezionato e che credo sia fondamentale approfondire per la conoscenza della condizione politica e anche del nostro paese in genere. Il personaggio che interpreto è Pietro Grasso, un personaggio vivente che è presente anche nel docufilm di Francesco Miccichè, che il regista interpreta una persona realmente esistente, quindi c'era la possibilità di imitare la persona, di cercare di imitarla vocalmente. In realtà poi questa cosa è stata un po' abbandonata perché abbiamo ritenuto che fosse più giusto ricostruire un nuovo clima. Mi sono trovato benissimo con Nino Frassica, è divertentissimo fra un ciak e l'altro, è ovviamente, come chiunque può immaginare, una persona esilarante. E poi Donatella Finocchiaro, che è una mia amica, anche con lei ho lavorato in un paio di occasioni. Le riprese si sono svolte durante luglio, erano le prime riprese dopo il Covid. Abbiamo girato fra Roma e Palermo, dentro l'aula bunker, proprio all'interno di quella che era stata costruita, di quell'aula bunker che è stata costruita per il maxi processo. È stata una cosa un po' particolare, non si può andare lì per nessun motivo, quindi mi ha fatto un certo effetto entrare in quel luogo, perché lo avevo spesso immaginato. È un luogo importantissimo, è stato costruito appositamente per combattere la mafia. Doveva essere un passaggio momentaneo, quello per Trani, poi in realtà l'idea di creare questo laboratorio di recitazione permanente, non chiamatelo scuola perché sennò si arrabbiano, però è un laboratorio permanente, cioè ci sono un gruppo di allievi che frequenta per tutto l'anno. L'anno scorso abbiamo lanciato questo laboratorio che ha visto la partecipazione di quasi 80 persone, eravamo 76, fra bambini, adolescenti e adulti. Mi occupo di ragazzi che vanno dai 12 anni ai 20 anni, anche perché è lì che mi interessa lavorare, cioè fornire alle persone che domani vorranno provare a fare l'Accademia di Roma, il Centro Sperimentale, il Piccolo Teatro di Milano, la Paolo Grassi, le grandi scuole di recitazione, creare quel trampolino che prima non esisteva, cioè tra il mondo, dell'esperienza amatoriale, appunto fatta nei teatri, e il teatro, le grandi accademie. Sto girando in questo periodo una fiction Rai che si chiama Il Medico della Mala, almeno il titolo provvisorio, regia di Cinzia T.H. Torrini. Gli attori sono Marco Bocci, Violante Placido, Loretta Goggi, Fortunato Cerlino e Gaia Masciale, Michele Venitucci. È una bellissima esperienza, intanto perché è interamente girata in Puglia. Si parla di 11 produzioni cinematografiche per la prossima stagione, Covid permettendo, quindi è una bellissima esperienza per la territorialità, per la possibilità di parlare con il sapore del nostro dialetto, della nostra parlata. Per me è una, veramente si compie una cosa che aspettavo da anni, di riconciliarmi nel fatto proprio della recitazione con questo territorio.